bentornati o benvenuti sul mio canale. Siamo qui oggi con un make up speciale a tema San Valentino. Difatti questo video, a differenza di come ho fatto negli ultimi, non è per farvi vedere una nuova determinata palette in azione, ma è per darvi magari un'ispirazione su un make up. Vi anticipo già, lo farò a tema ovviamente un po' witchy goth. Questa palette ho già dedicato un video, sto parlando della Pink Religion di Jeffree Star, e andremo anche ad utilizzare la terza palettina delle tre di Nabla di Glitter. Ho applicato una base occhi e mi sono avvicinata un pochino per farvi vedere meglio il look. Vado prima di tutto con un pennellino a punta e dalla Pink Religion prelevo Diva e lo vado ad applicare in questa zona, nella parte sopra esterna. Non vado nella parte più interna perché lì ho intenzione di andare con un colorino un po' più chiaro. Vado ad utilizzare anche un pennellino per sopracciglia per aiutarmi meglio nella forma e vedete, mi fermo circa qua. Ora prendo il pennellino di prima e sfumo la situa. Comunque raga, se state cercando una palette di rosa, questa è bellissima, ve la straconsiglio. Poi vabbè, lo sapete, io amo Jeffree, quindi sono di parte. Però indipendentemente da ciò la trovo veramente una bellissima palette. Sia come pack ovviamente, come color scheme, come formulazione, tutto veramente veramente bella. Sempre con lo stesso pennello vado a prelevare Prom Night e lo applico appena sopra Diva per sfumare meglio. Con la sfumatura li porto anche più internamente, così da andare a creare una base per il colore successivo. E con un pennellino pulito vado a sfumare sotto l'arcata sopraccigliare. Vado ora invece sempre con lo stesso pennellino che ho utilizzato prima per andare a fare la parte un pochino più grafica e vado a prelevare Sugar Savior, sperando non sia troppo chiaro, non l'ho mai provato questo colore, credo. È carino anche Lollipop Luxury in realtà, però mi sembra un pochino troppo caldo per quello che ho in mente, quindi vediamo un po'. Ok, non si vede. Provo ad applicarlo con un altro pennello. Ok, ora si vede. Non si vede in realtà troppo lo stacco, cioè sono due colori talmente differenti che pensavo lo stacco si vedesse molto di più, però magari potrebbe anche essere meglio così, in modo da andare a dare più continuità alla sfumatura. Metto un attimo in pausa la Pink Religion e vado a prendere la palettina di Suva con tutti i colori primari, più il bianco e il nero, perché andrò ad utilizzare appunto il nero per delineare meglio la situa. Se volete potete anche utilizzare tranquillamente un normalissimo eyeliner nero. Come sempre quando devo utilizzare questa tipologia di eyeliner mi sono portata il setting spray e ne ho messo un pochino nel tappo e adesso lo utilizzerò per andare ad attivare l'eyeliner. Ne prelevo un pochino col pennello, lo vado a mettere sulla cialda e voilà, vedete che si attiva. Lo vado ad applicare sia nella parte sotto della sfumatura sia proprio come eyeliner grafico. Prelevo ora un'ombretta abbastanza caso, l'importante è ovviamente che sia rosa, chiaro, e vado a prelevare Frosting Cult. Questo andrà solamente a fare da base per il glitter e vado a riempire tutta la zona della palpebra. Ed è giunto ora il momento dei glitter. Come già vi avevo anticipato, andrò ad applicare Divine. Ovviamente un po' di glitter andranno anche sull'eyeliner, ma dopo lo andremo a sistemare. Come potete notare non ho fatto la parte di eyeliner attaccata alle ciglia, perché di base avevo già intenzione di andarlo ad applicare una volta applicati i glitter. Ecco qua come ho voluto applicare io l'eyeliner. Vado adesso a fare lo stesso sull'altro occhio e poi tornerò così che potremo fare insieme tutti i dettagli, perché non è assolutamente finito qua, non è solamente un look occhi, ma ho intenzione di andare a fare anche alcune cose sul viso. Eccomi di ritorno con entrambi gli occhi finiti. Come vi anticipavo poco fa, non avrei finito totalmente il look da sola perché adesso andremo a finirlo insieme. Come prima cosa andremo ad applicare il blush. Ho intenzione di andare ad utilizzare degli ombretti dalla Pink Religion. Pensavo, visto che voglio una situazione molto intensa, di andare a fare un mix di Prom Night e Jeffree Star, ovvero queste due cialde. Questa è molto più fresca, tendente al lillino, questa invece è molto più calda. Voglio andare a fare un po' un mix per bilanciare la situa. Vado ad applicarlo pure sulle tempie e voglio un effetto veramente veramente super extra. Ho già provato questa tecnica con l'altro look a tema San Valentino, che se mi seguite avrete sicuramente visto sul mio Instagram. In realtà dalla fotocamera sembra un po' più macchia, dal vivo l'effetto è non naturale ovviamente, però è tutto bello sfumato. Come tonalità sono riuscita ad ottenere esattamente ciò che volevo, ovvero niente né di troppo freddo né di troppo caldo. Se vedete qua la mano fucsia è perché ho scaricato il pennello
pennello prima di andare ad utilizzarlo come blush. Amo questa situazione, mi piace veramente tanto. Adesso torno con le palettine di Suvalle perché le andrò ad utilizzare entrambe. Le inclino troppo che sennò mi cascano i pennellini, perché mi servono sia il fucsia sia il nero. Disegnare dei cuoricini rosa e nero, cioè alcuni rosa e alcuni neri. E lì sembra un colore stranissimo. Adesso vado a fare gli altri quattro con il nero. Sì, da lì quelli a rosa non si vedono assolutamente. Vado ora con il pennellino che ho utilizzato prima per applicare il colore più chiaro nella parte più interna. E vado a fare tipo delle lacrime. Se riuscite ad ottenere qualcosa che riesce a colorare da solo, sarebbe anche meglio. Se non avete degli eyeliner che si attivano con l'acqua per andare a fare questo effetto delle lacrime, potete anche tranquillamente utilizzare del setting spray e dell'ombretto nero sbriciolato. Perfetto, non mi ha registrato la parte in cui facevo la lunetta. Comunque ho attaccato uno stencil, direi che possiamo passare alle labbra. Ovviamente Uninvited degli Stana Lip Paint di Fenty Beauty. Questi sono molto liquidi, quindi ogni volta prima di applicarli vanno super shakerati. Eccolo qui e trovo che sia veramente bellissimo, è un nero super intenso, se sentite dei rumori sono le porcelle qua dietro. Penso che per le foto magari lo andrò a rendere anche glossato. E voilà, eccomi tornata a look completamente terminato. A me piace un sacco come uscita. Alla fine il blush non è neanche così troppo eccessivo come magari poteva sembrare all'inizio. E niente, a me piace tantissimo. Non vedo l'ora di andare a fare qualche fottina. Sinceramente questa situa di rosa e nero, glitterini, tutto però super got witchy, è totalmente il mio mood. E niente raga, questo era tutto per il video di oggi. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me fino alla fine di questo video. Come al solito vi ricordo di andare a dare un'occhiata giù nell'info box, perché lì troverete tutti quanti i miei link per andare a seguirmi anche sugli altri miei social. Io vi mando un mega bacione e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovissimo video. Ciao!